Salve ragazzi, ci troviamo qui al Freedom, io vengo spesso a mangiare al ristorante, si mangia molto bene. E allora io e Pintus ci siamo visti la partita. Ciao, ciao, ciao. Allora Pintus, raccontami la partita com'è stata, Pellegrini ha rovinato tutto. È colpa dei Pellegrini, noi abbiamo buttato via una partita nel cesso, è colpa di un Pellegrino. Pellegrino romano. Pellegrino, purtroppo è così. Non abbiamo avuto la come si dice, io a posto di Spalletto l'avrei preso appena lì, chi ha preso a calcio in culo l'avrei preso, perché falli del genere non si fanno. Un deficiente, un deficiente. E niente, perciò stiamo a 7 punti, potevamo star 9. Una partita che si era messa veramente bene, una bella Italia, fino a quel momento sì. È stata una bella Italia, poi dopo, da lì poi è normale che dopo soffri in 10, soffre. Ci hanno ripreso. Ci hanno ripreso. Meno male, perché potevamo andare a perdere, potevamo andare a perdere. Però alla fine è andata così. Comunque 2-2, un risultato che alla fine in 10 ci può stare. Sì, contro sì, il Belgio, che diciamo che è stata una delle squadre più. Così, più su nel perché mondo. Ultimamente il Belgio non è che ha fatto chissà che. Però 3-4 anni fa era il numero 1, era come ranking. Ah, è numero 1 come. Ma la cosa rossa? Sì, quella verdura a forma di palla. Ah, rossa. Ho capito la cosa, la oh. No. No, la. Che ma ogni tanto la pio pure io. Arapa, le rape. Le rape sono rosse. Sì, però c'è un nome proprio. Arapa, io quelle rosse. Che quando tu la bagni, che la scuola sembra esce sangue, sembra sangue. Sì, però, è arapa. Noi ci metteremo, proprio la arapa. La rapa grossa, la sorrapa, quella che trova. Comunque buona la rapa. Io me la mangio pure così. Comunque, tornando alla partita, la partita è stata poi alla fine una partita un pochino sofferta, perché normale loro cercavano da in 10 da poter, noi in 10 loro da poterla spuntare, invece scusa, finalmente non è stato. Di mare? Con glutine o sin glutine? Con glutine, se non mi avete detto. Allora con glutine per me, grazie. A me piace il glutine. Allora, comunque. Vabbè, comunque. Oh, ormai, pensiamo a mangiare. Pensiamo a mangiare. Aspetta, Charlie. Vamo qua. Ok, a posto. Un momentito. Ah, barbabietole. Allora, devo metterlo così. Così. Bello, Charlie. Tavolo piccolo. Grazie mille. Allora, giriamo. Allora, eccolo qui. Questi sono gli assaggini. Non sono assaggini, ma sono. Insomma, alla fine questo è come se mangi un piatto e mezzo di roba, tutto misto, roba di tutto di pesce, tutta roba a base di pesce. Maria vegana, lei non lo so, ma arrivano altre due. Ecco qui che stanno arrivando le altre. Ok. Aspetta, Max. È tutto in free. Questa è single gluten free. Allora lui. Allora arriva la tua. Ti voglio fare un po' di cosa, perché sennò non entra nana. Sì. Un po' di chitarra, un po' di. Grazie. Sì, grazie. Sì. Adesso. Io il capo che si vede il numero che fa matarlo, però se lo mato credo se attenzione lavoro. Al telefono sì. Charlie, tranquillo. Io tranquillo, tranquillo. niente, comunque adesso loro partono, tu parti sabato, dopo due settimane te ne vai. Parto sabato, purtroppo torni in Germania. Ci rivedremo l'anno prossimo. Ci rivediamo l'anno. Tutti gli anni stai qua. Qua. Mi viene sempre a trovare. Sto qua, quasi quasi compriamo casa. È bello qua, no? Ti piace? Meglio che in Germania, no? La quinta volta che vengo. È meglio che in Germania. Grazie. Senti. Okay. Attento. Oh, aspetta, ci penso io. Non ti preoccupi. Vale, perfetto. Buon appetito. Comunque una cosa, solo una cosa, che io a me mi fa schifo. Allora, a chi io mangio il cetriolo qua, io sto cetriolo, Pier cetriolo, Pintus, Pietro, a me il cetriolo mi fa schifo, è una cosa che non sopporto. Comunque ragazzi, allora lui parte sabato con la sua signora, invece Maria parte domani mattina alle 7, c'è il volo. Mamma mia, comunque io sono contenta che torni in Italia, come tu sarai contentissima di tornare in Italia. No. Perché non te che sta meglio in Italia che qua. No, come no? Io adesso prendo la residenza a casa di Massimo Sacco. No, non si può. Facciamo una cosa. Allora mi cadi a repetto. No, sì, mo viene a via da me. Allora se vieni tu veniamo pure noi. Vabbè. Che è vi? Ok, facciamo una cosa in. A uno, tutti insieme. Facciamo un accampamento di prova. Ma comunque. Possiamo mettere una tenda sul terrazzo. Ma è brutto sto posto, che cazzo dici? Ma quale è brutto? Qui c'è da vivere. È bello. Andiamo nel caos.
Invece qui c'è la calma. Ci sono le tende, quattro ne ha. È vero, oggi ti sei fatto il bagno, vero? Beh, sì, il bagnetto. Il bagnetto, com'era l'acqua? Limpida, bella? Bellissima. Bellissima l'acqua, meno male. Va. Oggi era calma l'acqua da te? Sì. Bellissimo. Bellissima. Ma il mare cristallino? Ma che era, come la Sardegna? Ma meglio. Meglio da Sardegna? C'era un punto... Meglio da Sardegna? Di che stiamo a parlare? Davvero, mamma mia, vabbè, comunque. Vabbè ragazzi, niente, io giriamo la camera, io vi saluto, ci vediamo, il prossimo video sarà quando torna lui. O ci vediamo a Torino. O ci vediamo a Torino. Juventus City. Juventus Manchester City? Sì. Ok, ci vedremo sicuramente a Torino. Ok, ciao raga, io mangio perché sennò qui è roba da paura. Ciao raga.